Buon pomeriggio, bentornati a Futura, alle tre giornate del lavoro della CGIL. Un saluto a tutti i compagni e gli amici che ci stanno seguendo anche in streaming su collettiva.it. Un saluto alle ospiti che presenteremo insomma dopo. Oggi parliamo di inclusione, in particolare lo faremo a partire dalla prospettiva di genere, del divario di genere. Ma prima di tutto, permettetemi, visto che sono sotto anche il sole caldissimo, da Roma, Piazza del Popolo, in collegamento con la manifestazione Tutte le donne, abbiamo Susanna Camusso, che non ha bisogno di presentazioni, ex segretario della CGIL, con la collega Simona Ciaramitaro. Eccoci qui, diteci allora com'è la piazza e soprattutto insomma perché è molto importante questa manifestazione oggi, che riporta dopo tanto tempo le donne in piazza. Tutte le soggettività LGBTQ, questa è la rivoluzione della cura. Buona. E noi siamo qui in piazza. Buon pomeriggio Maddalena, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui in Piazza del Popolo per questa manifestazione, delle donne a fianco delle donne afghane, che appunto porta il nome di Tulquazze, tutte le donne. Con noi c'è Susanna Camusso, che è responsabile per la CGIL delle politiche di genere e anche delle politiche internazionali. Io lascerei a lei la parola per illustrarci molti temi, perché il sottotitolo, diciamo così, di questa manifestazione è la rivoluzione della cura, però i temi sono tanti e lascio a Camusso illustrare tutti i temi che in questo momento sono di grandissima attualità, come lo sono stati prima, ma ora ancora di più per dei motivi che ci sono abbastanza chiari. Buongiorno. La manifestazione sta cominciando, una manifestazione che dice rivoluzione della cura. È la lezione che abbiamo tratto dalla pandemia, ma le donne lo sapevano già prima, che il mondo va curato per il clima, va curato per l'ambiente, va curato per la salute delle persone, va curato perché il lavoro delle donne è precario, instabile, è quello meno retribuito e meno valorizzato. E allora noi diciamo che non ci può essere un'uscita dalla pandemia, una ripresa del paese, che non passi attraverso questa rivoluzione della cura, che vuol dire riconoscere che il lavoro delle donne non deve essere precario, deve essere pagato nello stesso modo, che deve esserci. Le donne hanno pagato il prezzo più alto della disoccupazione per effetto della pandemia. Nello stesso PNRR si dice che ci si occuperà dell'occupazione femminile, ma poi concretamente non comincia, e quindi diciamo che è un riprendersi la scena e la piazza per avere finalmente dei risultati e per cambiare il criterio su cui si organizza lo sviluppo del paese. Camusso, una domanda un po' all'avvocato del diavolo: la cura è un sostantivo femminile, quando usciremo dall'analisi grammaticale e comincerà ad essere declinata al maschile non la parola in sé ma il lavoro stesso di cura? Le politiche di condivisione sono quelle più difficili, perché in realtà il patriarcato si fonda sull'idea che noi dobbiamo stare nelle mura domestiche ad occuparci della condizione degli altri sacrificando la nostra, e si è inventata questa lettura per cui la cura è un attributo, un'attitudine delle donne, non è invece una necessità collettiva. È come quando si è pensato per lungo tempo che la salute fosse un tema individuale, poi con la pandemia abbiamo scoperto che la salute è un grande tema collettivo. Allora la cura è un grande tema collettivo, e forse invece di occuparci di dire alle donne di fare lavori maschili dovremmo spiegare agli uomini che devono condividere la cura. E il titolo di questa manifestazione, l'abbiamo detto, è in lingua pashtun. Parliamo di donne che non solo, cioè noi abbiamo il problema, siamo in piazza perché comunque abbiamo un livello di occupazione femminile bassissimo, non siamo qui solo per questo, ma diciamo che questo è uno dei dati più salienti della nostra società. Queste donne non possono nemmeno lavorare, hanno il divieto di lavorare, ma noi da questa piazza e non solo da questa piazza, come possiamo essere vicine a queste donne che sono private dei diritti, quelli più elementari?
le nostre richieste in questo noi abbiamo voluto titolare questa piazza Tul Quwaz e poi tradotto in tutte le donne usando esattamente la lingua pashtun, cioè la lingua dell'Afghanistan, per dire da un lato che la nostra libertà, la libertà che dobbiamo ancora conquistarci, è un elemento di forza per noi e per le donne afghane e per le donne di tutto il mondo, e forti di questo per dire che ci vogliono corridoi umanitari, che ci vuole presenza internazionale in quel paese, che bisogna non abbandonarle, perché la verità è che bisogna non abbandonarle, tenere aperti i riflettori non solo per la cronaca, ma perché concretamente i paesi europei, quelli che si definiscono i paesi evoluti e democratici, lavorino perché le donne afghane possano tornare a sognare la loro libertà. Da questo possiamo capire che la questione femminile non è semplicemente una questione femminile, è molto differenziata. Sì, dimmi Maddalena. Simona, no, appunto la cosa che ti volevo chiedere, non so se Camusso ci sente direttamente, no? Ma la manifestazione di oggi è stata anche chiamata su un manifesto, quello diamo credito alle donne. Lei prima faceva accenno appunto al fatto di come durante la pandemia e per effetto della pandemia si sono andati ad acuire quelli che sono, no, poi i divari e le disparità che la nostra società, il nostro sistema paese ha portato avanti per un sacco di tempo, a partire appunto dal divario di genere. E faceva anche riferimento al fatto che le donne hanno pagato due volte il prezzo della pandemia, perché da una parte più esposte, diciamo, alle crisi occupazionali che sono state, e poi lo approfondiremo benissimo anche con le nostre ospiti, che le hanno colpite in prima persona, dall'altra parte anche in famiglia, perché appunto il lavoro della cura è ricaduto prevalentemente sulle loro spalle. Quindi diamo credito alle donne, riprendiamoci, diciamo, una piazza che è una piazza di libertà, di diritti e di rivendicazioni, a partire da che cosa, prima di tutto? Ma le donne da tutto il mondo vivono sempre le stesse esperienze, la violenza. Basta. Camusso. Avete visto che qui in Italia innanzitutto a partire la proverei a dire così, a partire dal fatto che la nostra libertà è una misura di civiltà del paese e di civiltà dei paesi. La nostra libertà vuol dire poter lavorare, vuol dire non essere costretta ai part-time involontari. La nostra libertà vuol dire che le scuole siano a tempo pieno e ci siano effettivamente. La nostra libertà vuol dire scegliere che lavoro vogliamo e possiamo fare. La nostra libertà vuole anche essere che anche gli uomini possono condividere il lavoro di cura e l'attenzione alla cura. E che la cura non è solo ciò che avviene nelle mura domestiche, la cura è che tipo di società vogliamo. A questo proposito, Maddalena, se tu me lo permetti, io, diciamo, chiamerei in causa due delle tue ospiti che comunque sono rappresentanti delle nuove generazioni, appunto Piredda per l'Udu e Turnone per la rete degli studenti medi. E per parlare appunto anche della diversità dal punto di vista a questo punto, prego Maddalena, se vogliamo, diciamo, anche far dialogare le giovani generazioni con Susanna Camusso, che voglio dire è prima di tutto, o prima che una donna, è anche una grandissima femminista, no? Oltre che sindacalista, quindi è sicuramente, diciamo, molto interessante l'idea di poter far dialogare Camilla e Serena con lei. Però a questo punto presenterei anche gli altri ospiti del tavolo, se ce lo permettono, se ce lo permettete voi dalla piazza, per non far sentire nessuno escluso, visto che appunto è la giornata dell'inclusione. Quindi comincio con Maria Grazia Gabrielli, che è la segretaria generale della FILCAMS, e poi appunto dicevamo Camilla Piredda, esecutiva nazionale dell'Udu, Serena Turnone della rete degli studenti medi, e poi appunto collegato dovrebbe esserci Giulio Marcon della rete Sbilanciamoci. Salutiamo insomma anche lui questa volta. E la quota in quota minore di rappresentanza maschile. Però diciamo, permettimi, poi ovviamente parleremo se Camusso è disponibile, visto che siete lì ovviamente con un occhio alla manifestazione. Anche lei ha fatto un riferimento, no, alle risorse del PNRR, a spiegare perché noi donne oggi dobbiamo dire, no, che non possiamo essere soddisfatte. Però una cosa così, un flash, per lei che ha fatto così tanto tempo politica sindacale e appunto si è battuta per le lotte delle donne per così tanti anni, che impressione le ha fatto l'immagine di qualche giorno fa di Confindustria? Con questa platea, diciamo, molto molto applaudente verso il nostro premier, una platea fondamentalmente solo maschile. Quindi, diciamo, la mia domanda è: in questo momento chi sta decidendo per noi? Chi ci rappresenta?
on the woman that woman should be safe in a house and they should not. La risposta è, come dire, una risposta dura. In questo momento stanno decidendo dentro il governo, così come nelle grandi associazioni imprenditoriali, ma in parte così anche nel sindacato degli uomini, che continuano a pensare che il loro punto di vista sia un punto di vista generale, perché non si misurano mai col fatto che il punto di vista maschile è una parzialità, esattamente come una parzialità il punto di vista femminile, che non faremo un passo avanti se non la smetteremo di usare un generale neutro e sovrasteso maschile che non rappresenta le donne. Noi donne vogliamo studiare. Eppure, nonostante questo, Camusso, la società, diciamo, lei l'ha detto anche più volte in delle interviste, no? Le sembra immobile, quindi anche rispetto alle ragazze che abbiamo qui in studio, rappresentanti appunto del mondo dell'università e del mondo degli studenti medi, che cosa da dire lei rispetto a questo immobilismo della società che invece appunto con le urgenze della pandemia dovrebbe portare, e con le fratture che la pandemia ha aperto dovrebbe portare soprattutto le giovani generazioni a reagire, ecco. Credetemi, onestamente, nessuno fermerà la gioventù afghana. Ma io penso che le giovani generazioni stiano assolutamente reagendo, pensiamo solo alle manifestazioni di ieri di Fridays for Future, che dicono che i ragazzi e le ragazze hanno perfettamente presente i rischi che la nostra società sta correndo e che vogliono mobilitarsi e cambiarlo, ma possiamo anche dire che questa stessa piazza in cui siamo, una piazza in cui ripigliano la parola le donne, frutto di un anno di lavoro, di elaborazione di tantissime organizzazioni di donne che hanno in mente esattamente che, per esempio, il tema dell'occupazione delle giovani donne, la svolta che andiamo cercando. Quindi io credo che le energie positive nella società ci sono e bisogna trovare tutte le strade per dargli voce. L'idea della manifestazione è esattamente quella, bisogna prendersi parola nella scena pubblica. Serena Ornella, volete dire qualcosa subito a Susanna Camusso oppure appunto rientriamo in studio e magari poi Simona ci ricolleghiamo con te quando anche so che dovresti avere peraltro tra le tue ospiti Linda Laura Sabatini, quindi insomma entreremo anche più nei numeri, no, di questi divario di genere di cui stiamo parlando in questo tavolo che appunto ricordiamo il titolo è Donne al lavoro, superare i divari sociali di genere e di competenze. Quindi ragazze, se volete diciamo anche solo proprio un flash verso la piazza, visto che giustamente la Camusso si è rivolta insomma anche a voi. Allora, sicuramente parlando di partecipazione politica giovanile e attivazione delle nuove generazioni, secondo me c'è da sottolineare un aspetto importante. Purtroppo noi, e questo credo che la pandemia l'abbia ulteriormente portato in evidenza, siamo anche la generazione cresciuta nella precarietà, nell'insicurezza. Cioè l'unica certezza che abbiamo banalmente di essere insicuri e di avere delle insicurezze rispetto al nostro futuro e a cosa sarà effettivamente la nostra fine della giovinezza, banalmente. Anche perché ormai l'età della giovinezza è aumentata, certo, notevolmente, sì. Mentre prima magari i giovani erano semplicemente coloro dall'età delle superiori che andavano fino ai 25 anni, adesso vengono considerati giovani anche i 35 anni. Ma perché? Perché è ritardato l'entrata nel mondo del lavoro, perché le istituzioni tendono sempre meno a prendere in considerazione la nostra generazione. E questo purtroppo ha comportato e porta tuttora anche una forte sfiducia verso il mondo istituzionale e politico istituzionalizzato. Fridays for Future in realtà io credo ne sia un forte esempio. Chi ha portato negli ultimi anni in piazza i giovani? Li ha portati un movimento dal basso, un movimento contro la lotta ambientale, che tanto ha a che vedere anche con la lotta femminista, con le questioni di genere, se vogliamo parlarne in ottica intersezionale. Perché è stato Fridays for Future a farlo o gli altri movimenti partiti dal basso negli ultimi anni? Perché purtroppo i giovani immersi in questa insicurezza, in questa precarietà perenne verso il loro futuro e verso le aspettative che effettivamente il sistema paese ha verso la nostra generazione, sono portati molto di più ad ascoltare i movimenti dal basso e ad avere una forte sfiducia nei confronti delle istituzioni e del dialogo con queste. Ed è forse questo ciò che dovremmo anche cercare di cambiare, di mutare, di riuscire a comprendere che le nuove generazioni effettivamente hanno bisogno di essere ascoltate. La pandemia lo ha dimostrato perché siamo stati quelli presi meno in considerazione, soprattutto il mondo universitario, siete stati, diciamo, tra i più colpiti, no? Esattamente, ancora oggi non si parla di tutti i problemi legati alla didattica a distanza, sia nel mondo studentesco che nel mondo universitario. Avremo modo poi di parlarne anche insomma nei tavoli successivi, dove peraltro abbiamo ospite il ministro Bianchi. Però diciamo, visto che
Alcune avete tirato fuori giustamente il tema che la generazione, i giovani, parliamo tantissimo, no, dei NEET, degli inattivi, delle persone che sono rimaste al margine della società, ma appunto parliamo soprattutto anche di donne, ed è per quello che io volevo cominciare a entrare dentro questa frattura, questa ferita che la pandemia ha veramente aperto con Maria Grazia Gabrielli. Chiaramente lei è un osservatorio privilegiato, no? Perché è a contatto poi con uno dei settori che è stato quello di fatto più esposto alla crisi occupazionale dovuta dalla pandemia e che ha un tasso di occupazione femminile molto molto elevato. Quindi la prima cosa che volevo chiederle è, dal suo punto di vista, ovviamente, come si può inquadrare, diciamo, la ferita che si è andata ancora di più ad acuire e che in parte già avevamo, no? Perché il divario di genere è una solo delle criticità strutturali che il nostro sistema paese ha. Certamente questo è il primo dato oggettivo, cioè la pandemia ha costituito, ormai credo lo condividiamo tutti, una cassa di risonanza, un amplificatore delle condizioni di disuguaglianza, dei divari già esistenti nel mondo, nel nostro paese in particolar modo, e quindi è chiaro che dove abbiamo già degli elementi di disuguaglianza e dei divari c'è una stretta correlazione tra questo e anche le disuguaglianze che riguardano la condizione delle donne che sono state in prima linea durante la pandemia, e quindi questo credo che sia uno dei primi dati che la politica non dovrebbe dimenticare, il paese non dovrebbe dimenticare. Le donne che lavorano, le lavoratrici che operano e hanno operato per tutto il periodo, in particolar modo nel mondo dei servizi, che sono spesso lavoratrici anche considerate, che vivono una condizione anche di considerarsi invisibili rispetto alle grandi tematiche del lavoro, e anche questo credo che sia uno dei tratti che il nostro paese deve provare a recuperare in un'ottica anche di inclusività. Donne che hanno operato negli ospedali piuttosto che ovviamente nelle residenze sanitarie, nei supermercati, e quindi hanno reso, come tanti altri lavoratori in realtà, un servizio importante, sono state considerate essenziali, e io credo che questa essenzialità, questa definizione data dai DPCM che si sono susseguiti durante la pandemia, dovrebbe essere, ecco, un tema che deve rimanere, sul quale in realtà non bisogna in qualche modo arretrare rispetto all'essenzialità di una serie di lavori che vedono le donne particolarmente in prima linea e particolarmente esposte. In una pandemia che ha generato ulteriori elementi di disuguaglianza, è un dato quello su cui in realtà si apre un'ulteriore sfida che dobbiamo provare, anzi che è necessario cogliere, cioè quella che la pandemia ha, come giustamente veniva ricordato, degli effetti ulteriormente drammatici per i giovani e per le donne. Io metterei insieme appunto giovani donne in questo caso, e questa dovrebbe essere la priorità, e quindi tutto quello che attiene le politiche di genere in qualche modo, e quindi anche una visione di genere, dovrebbe permeare trasversalmente tutti gli obiettivi politici, gli investimenti che vanno messi a terra in virtù anche di una grande opportunità che in questo momento abbiamo, che è quella legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per fare questo non è sufficiente ovviamente un elemento normativo, manca quella visione che ricordava Susanna, cioè una visione all'interno del nostro paese dove il punto di genere, ecco, diciamo, non permea in realtà gli indirizzi e le politiche di questo paese, ed è un problema culturale, del problema culturale che noi ancora affrontiamo e che genera ancora di più quel gap esistente non soltanto nelle condizioni del lavoro, ma rispetto alle questioni della cura, rispetto ai temi della conciliazione, della sanità, e potrei andare oltre, no, alla scuola, all'università, e che permea ancora una condizione di disuguaglianza e un gap che ancora rappresenta il limite che il nostro paese vive. Lo vive sotto il profilo occupazionale,
tra le condizioni degli uomini e delle donne, lo vive rispetto alla sanità, rispetto ad una medicina di genere o non medicina di genere, lo vive rispetto alle condizioni di, sociali più generali che appunto oggi vengono richiamate nel tema della cura. Maria Grazia, è una cosa che poi vorrò chiedere sicuramente anche a Camusso e anche alle nostre altre ospiti. Ad esempio, c'è tutta una lettura di alcune femministe americane, penso a nomi come Susan Faludi, ma anche insomma analiste, giornaliste come John Didion, che dal loro punto di osservazione degli Stati Uniti, avendo già vissuto il grandissimo shock e trauma, no, dell'11 settembre, paragonano quello shock allo shock della pandemia. E adesso ovviamente semplifico, la cosa che sottolineano è come ci sia di nuovo, esattamente come dopo l'11 settembre per loro negli Stati Uniti, una tendenza ovviamente maschile a cercare di riportare nell'immaginario, prima di tutto nelle parole, ma poi ovviamente anche nelle politiche e anche quindi di conseguenza nel dove direzionare o meno gli investimenti, le donne a casa, così come era durante l'11 settembre per una questione di sicurezza e perché erano, diciamo così, il caposaldo di una famiglia che in quel momento era diventato il primo punto, no, di protezione rispetto allo shock esterno, e invece oggi perché appunto nella difficoltà, perché come abbiamo detto nel momento in cui la pandemia non ha permesso, diciamo così, il normale svolgersi insomma delle nostre attività, della nostra realtà sociale, le donne prima di tutto sono state loro a rimanere a casa, a occuparsi insomma dei figli che non potevano andare a scuola e seguire e dovevano seguire la didattica a distanza. Quindi, fermo restando il fatto che abbiamo capito e lo continueremo a ripetere per tutto il nostro tavolo, che non paghiamo tutti lo stesso prezzo della pandemia, e questo diciamo è importante sottolinearlo, secondo te vede anche lei, mi era sfuggito il tu, questa tendenza in Italia? Cioè l'idea di nei messaggi, nell'immaginario, di dire comunque state meglio a casa? Ma io credo che questa sia una condizione che era già presente prima della pandemia. Poi la pandemia, lo abbiamo detto, lo ripeteremo all'infinito, ha in qualche modo reso quasi naturale questa condizione, cioè le donne sono tornate a casa, hanno vissuto più difficoltà nella condizione dello smart working, impropriamente anche pensato, seppur in una fase dove avevamo bisogno, come dire, di strumenti maggiori di tutela e di protezione rispetto alla diffusione del Covid, ma che è stato anche impropriamente pensato come strumento di conciliazione. Si sono occupate del problema della DAD, perché con i figli, con i bambini, si sono occupate chiaramente anche della condizione spesso della non autosufficienza o della disabilità, di cui si occupavano però anche già prima della pandemia. Con un doppio effetto, tornando al tema e alla centralità della cura, che il ritorno delle donne a casa e quindi anche una contrazione dell'occupazione femminile, come si è registrata ulteriormente nel corso degli ultimi 2 anni, ha riguardato le donne, ha riguardato quelle donne che lavorano, quindi con retribuzione e con contratti nell'ambito della cura e quindi del welfare, occupandosi del welfare familiare. Tra le persone probabilmente più invisibili durante la pandemia ci sono appunto le colf e le badanti, per citare probabilmente uno dei temi che meglio si collega al tema della cura, e che con il rientro delle donne spesso nell'ambito familiare, per effetto della perdita del lavoro, della cassa integrazione, del fatto che erano lavoratrici, la situazione economica complessiva, da un lato c'è questa regressione per le donne, che dall'altro ha pesato anche nella perdita dei posti di lavoro, spesso anche delle collaboratrici familiari e domestiche che si sono occupate in qualche modo del welfare familiare. Stiamo sempre parlando di donne in posizioni diverse, e nel caso delle colf e delle badanti che si occupano, considerate che nel nostro paese
All'INPS risultano registrate regolarmente oltre 850.000 collaboratrici familiari, prevalentemente donne e prevalentemente migranti, e quindi, come dire, la condizione di disuguaglianza e di difficoltà e di differenza diventa ancora più marcata, ma rimane all'interno, diciamo, di quel perimetro e di quell'universo femminile che ancora è quello per la quale, come giustamente ricordava Susanna, il lavoro di cura viene considerata quasi un'attitudine quando noi dovremo delle donne, e quando invece avremo bisogno di pensare alla cura come una nuova economia della cura, come una vera e propria rivoluzione della cura nel nostro paese, come ha dimostrato poi anche il problema che la pandemia ci ha nuovamente messo drammaticamente di fronte. Ma appunto, visto che abbiamo la possibilità di avere, se non sbaglio, Simone è arrivata, eccola, la vedo a Roma, Linda Laura Sabatini, buon pomeriggio, ben trovata, per cercare di capire, di mettere un pochino a fuoco meglio il quadro di questi numeri della crisi che ha riguardato prevalentemente le donne. Quindi facevamo riferimento prima, prima di mettere a fuoco il tema della cura, e quindi quanto il carico di lavoro di fatto storicamente, tradizionalmente, noi siamo uno dei paesi, diciamo, in Europa dove questo rapporto è sempre stato più, diciamo, a favore, mettiamola così, delle donne che degli uomini. Però la cosa che volevo chiedere alla direttrice dell'Istat è prima di tutto uno sguardo sul mercato del lavoro femminile. Quindi noi siamo ancora un paese dove, se non sbaglio, poi lei mi corregga, solo 32 donne su 100 risultano occupate o in cerca di occupazione, e abbiamo uno dei tassi di disoccupazione femminili più alti. Quindi io volevo partire da questo per andare a cercare di, appunto, ancora una volta mettere a fuoco questa vulnerabilità, insomma, questa difficoltà che tradizionalmente ci portiamo dietro e che la pandemia, come stiamo dicendo, insomma, sta acuendo. Il tempo del ritardo. Da Roma non ci sentono, forse. No, direi che forse c'è stato un piccolo problema tecnico. Comunque, a ogni modo, allora, a questo punto facciamo entrare allora anche il nostro ospite maschile. Ah no, ecco, scusate, mi richiama la regia. Eccoci da Roma. Prego. No, forse c'è ancora qualche problema tecnico. Allora, il tempo di... Direi che niente, aspettiamo. Allora, è il tempo di ripristinare il collegamento da Roma. Allora, Giulio Marcon, Rete Sbilanciamoci. Ovviamente, diciamo, anche lei si occupa di numeri, no? Quindi metteremo meno a fuoco, aspettiamo che arrivi la Presidente dell'Istat per capire bene i numeri del divario di genere, però possiamo parlare dei numeri, insomma, degli investimenti che per l'obiettivo, ad esempio, della parità di genere il nostro Paese mette in campo. Ma sicuramente i numeri non sono particolarmente positivi, nel senso che, vabbè, poi ne parlerà Linda Laura Sabatini, ma insomma noi siamo fanalino di coda in Europa per il tasso di occupazione femminile, per il divario salariale tra uomini e donne e tanto altro. Quindi abbiamo dei ritardi enormi che andrebbero colmati non solo con delle politiche mirate come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si impegna a fare, ma avremmo bisogno anche di valutare l'impatto di tutte le politiche. Cioè, non servono solamente politiche tra virgolette per le donne, serve la capacità di mettere in campo politiche che abbiano un impatto di genere tale da colmare il divario esistente. Tutto questo purtroppo non c'è ancora nel piano nazionale, non ci sono strumenti per valutare l'impatto di genere
delle politiche proposte che riguardano l'occupazione, riguardano i trasporti, riguardano il welfare, riguardano gli asili nido, no? Gli asili nido, ambiti sicuramente importanti. Ricordo, io allora ero parlamentare, nel 2016 noi abbiamo varato in Parlamento, in Commissione Bilancio, io e altri parlamentari favorimmo, diciamo, questa norma, la sperimentazione del bilancio di genere, cioè è un bilancio che misurasse l'impatto di genere delle politiche pubbliche. Parliamo del 2016, sono passati 6 anni, la sperimentazione praticamente non c'è stata, ma insomma parliamo veramente di poca cosa, e non si sono fatti passi in avanti. E secondo me questo è uno dei punti fondamentali, cioè le politiche pubbliche a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale dovrebbero dotarsi di strumenti di questo tipo, di valutazione di impatto di genere di tutte le politiche. Naturalmente servono politiche ad hoc, politiche mirate, ma soprattutto la valutazione dell'impatto di queste politiche, delle politiche che riguardano tutti e tutte. E questo è il limite, diciamo, secondo me più significativo. Nel piano si prevedono naturalmente alcune misure per l'occupazione femminile, per gli asili, come è stato ricordato, eccetera, eccetera. Ma si tratta di misure ancora, a mio giudizio, molto modeste, molto parziali. Servirebbe veramente qualcosa di più impegnativo rispetto a una situazione, quella del nostro paese, che rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, soprattutto i paesi dell'Europa centrale, dell'Europa del nord, è una situazione drammatica. Ricordo che il piano della Spagna, perché anche la Spagna ha fatto un suo piano per avere le risorse europee, dedica un intero capitolo alla cosiddetta economia della cura, cioè dedica un capitolo, diciamo, a valutare le politiche, l'impatto delle politiche rispetto a quei servizi, a quelle misure che riguardano, come è stato ricordato, la cura delle persone, e come queste impattano, diciamo, la vita delle donne e degli uomini. In Italia purtroppo questo non è stato fatto, quindi dobbiamo colmare questi ritardi, dobbiamo intervenire. Non ripeto, insomma, li dirà Linda Laura Sabbadini, ma insomma i numeri sono veramente impietosi e su questo bisogna intervenire. Credo che è compito non solo della politica, ma anche dell'associazionismo, del sindacato. Sbilanciamoci, ricordo, è una campagna di 49 organizzazioni, di cui fanno parte WWF, Legambiente, Emergency, l'ARCI, Pax Christi e tante altre. Io penso che c'è un impegno anche delle associazioni. Adesso vorrei buttarla lì come una specie di provocazione, e la butto lì anche, diciamo, rispetto al sindacato. Secondo me sarebbe utile che anche le associazioni sperimentassero al loro interno questi bilanci di genere, per valutare quanto delle iniziative rivolte, diciamo, alla società impattano, diciamo, la dimensione di genere, e sono in qualche modo finalizzate a ridurre questi divari, che sono divari, ripeto, drammatici. La cosa che volevo chiederle, visto che abbiamo cominciato a parlare di bilancio e di investimenti, in questi giorni sentiamo tantissimo parlare di crescita, no? Il nostro paese è ripreso a crescere, c'è un rimbalzo del PIL che ci fa ben sperare. Allora quello che mi chiedo è: ma che crescita è se non una crescita veramente inclusiva, dove le donne, che dovrebbero essere al centro di questo rilancio, diciamo, ancora una volta vengono in un modo o in un altro messe, diciamo, non vogliamo dire in ultima fila, diciamo, quantomeno in secondo piano, ecco. Ma la crescita è sicuramente un concetto importante, bisogna capire che cosa significa la crescita, perché la crescita può significare tante cose. Un'economia può crescere perché aumentano le spese militari, si investe di più per fare armi, un paese può crescere perché si investe di più, diciamo, in tutte quelle misure che servono a diciamo limitare l'inquinamento, ma questo significa che c'è tanto inquinamento e quindi tante esternalità negative della nostra produzione, cioè si può crescere per tanti motivi. E allora la crescita, per essere una crescita sana, deve essere una crescita fondata su alcuni principi fondamentali, deve essere fondata su una redistribuzione della ricchezza, non solo tra ricchi e poveri, ma tra uomini e donne. Io ho partecipato a una ricerca fatta recentemente dalla Scuola Normale Superiore di Pisa sulla ricchezza in Italia. Adesso parliamo solamente dei ricchi. Beh, è impressionante, perché il 90% dei ricchi in Italia sono uomini, non sono donne.
premesso che vogliamo ridurre i divari, vogliamo in modo, fare in modo che la ricchezza, diciamo, sia una ricchezza buona e ben distribuita, ma è impressionante che i super ricchi del nostro paese sono in gran parte anziani, non giovani, sono in gran parte al nord e non al sud, e sono in gran parte uomini e non donne. Allora, la crescita significa che bisogna avere strumenti, una crescita buona significa che bisogna avere strumenti per indirizzarla attraverso principi e politiche che corrispondano, come so dire, a un'idea di benessere. La crescita senza benessere non funziona, la crescita senza sostenibilità non funziona, la crescita senza eguaglianza non funziona, la crescita senza eguaglianza tra uomini e donne non funziona. Questi sono i principi che nelle politiche dovrebbero essere contenuti. E per cui invece possiamo dire che siamo ancora molto molto appunto indietro. Maria Grazia, visto che nell'attesa appunto di ripristinare anche la nostra voce col collegamento di Roma, c'era una cosa che ti volevo chiedere, appunto, crescita. Noi prima abbiamo parlato, ci hai dato, diciamo così, uno spaccato dal tuo punto di vista della condizione delle lavoratrici più vulnerabili dei settori, appunto, come quello dei servizi, come quello della cura. Adesso Marcon faceva riferimento, diciamo, invece ai ricchi, no? Sappiamo che un'altra delle divaricazioni che si è più ampliata è proprio quella della disuguaglianza economica, prima ancora che sociale. Noi siamo un paese dove, per guardare, diciamo, la parte alta della piramide, anche le donne manager sono tra il numero, cioè in percentuale abbiamo uno dei tassi più bassi di Europa, se non sbaglio sono solo il 28% delle donne possiede, ha la possibilità di potersi dire una donna manager. Quindi non solo, appunto, come diceva Marcon, la ricchezza è un universo prevalentemente maschile, ma anche l'accesso a determinate posizioni contributive, reddituali, insomma lavorative, è ancora oggi, dopo tanti anni, precluso all'universo femminile. Sì, è uno dei limiti su cui ancora il Paese stenta a misurarsi per superarlo. Ecco, diciamo che noi abbiamo una condizione certamente dove la contrattazione, anche le normative hanno reso la parità salariale una condizione, insomma, delle evoluzioni più importanti del mondo del lavoro. In realtà poi il problema sta nella disparità anche di reddito reale, certo, delle lavoratrici, delle donne, perché appunto la condizione nella quale spesso la donna sta all'interno di un percorso lavorativo vede discontinuità del lavoro, vede frammentazione della propria posizione, quindi delle carriere in qualche modo frammentate, il part-time involontario, quindi le condizioni in realtà di contrattuali con cui si lavora, che oggi determina non soltanto una condizione di povertà e di limite durante la vita lavorativa, ma questa condiziona poi anche una prospettiva di una pensione povera, e quindi, come dire, si costruisce un percorso che ha già delle caratteristiche, delle condizioni di povertà e che in qualche modo segnano tutta la vita di quella persona, perché a lavoro povero corrisponde anche, per come è il nostro sistema pensionistico, una condizione anche di povertà delle pensioni. Condizioni lavorative, dicevo, frammentate. Basterebbe pensare che le donne che operano nei servizi, e che quindi operano in servizi che prevalentemente nel nostro paese sono dati in appalto, sentono le loro vite in appalto, e cioè seguono una condizione di non solo di differenza, ma anche di precarietà del proprio stato, che è ancora il tema centrale che la politica deve affrontare e su cui quindi bisogna ancora misurarsi per superarla. Anche la legge del 2011, per fare riferimento alle cose che dicevi, dove in qualche modo si è imposto rispetto alla presenza delle donne nei board delle grandi aziende in ambito societario, sicuramente, essendo dal 2011 a oggi, per avere un lasso temporale di riferimento, ha dato qualche segnale, ma non quel segnale per cui oggi possiamo dire che i processi
crescita e di occupazione di posti apicali all'interno del mondo privato, ma penso anche nel mondo universitario piuttosto che quello della ricerca e del mondo pubblico, in realtà non hanno avuto un effetto trascinamento, quindi significa che abbiamo ancora un problema che resta comunque un problema culturale e di politiche mirate per poterlo anche in qualche modo superare. È evidente che la differenza, le differenze retributive, la differenza di accesso al mondo del lavoro e poi di permanenza e quindi crescita delle donne all'interno del mondo del lavoro può essere sostenuta anche se la politica fa alcune scelte ben precise. Le prime sicuramente non possono che non riguardare le politiche pubbliche. Se non c'è un intervento ben preciso rispetto a investimenti sulle politiche sociali e del welfare, sulla scuola a partire dagli asili nido, ma penso a tutta la parte 0-6 anni, ma credo anche all'ampliamento del tempo scuola, se non ci sono strutture e non si parla nel nostro paese di una legge sulla non autosufficienza che quindi in qualche modo porti al centro anche il tema della disabilità e della non autosufficienza degli anziani, ma che spesso non è soltanto degli anziani, se non c'è un cambio anche rispetto al tema delle politiche di conciliazione, quindi bene tutto quello che riguarda sicuramente l'ampliamento dei congedi, dei permessi, del sostegno alle condizioni di maggiore fragilità all'interno delle famiglie e che riguardano direttamente le persone, no? Ma se non passiamo anche dalle politiche di conciliazione a una politica di condivisione, come dire, possiamo sicuramente fare dei passi avanti ed è necessario farlo, ma abbiamo, come dire, una taratura di fondo che è quella che resta che una serie di attività e di dinamiche o di impegni rispetto ad esempio al tema della cura, alla cura dei figli, alla cura delle persone, restano comunque ad appannaggio delle donne, se almeno questa cornice non fa un passo in avanti e non fa un investimento in avanti. Se mai ci fosse una conferma anche a quello che lei dice, cioè il dato, no, che hanno pubblicato proprio una ricerca qualche giorno fa, devo dire anche questo sempre in tendenza, sulle le dimissioni, no, nell'ultimo periodo il 77%, se non vado errata, tra le persone che si sono dimesse nell'ultimo periodo proprio perché avevano difficoltà a conciliare vita familiare e lavoro, il 77% appunto sono donne. Quindi su questo c'è anche esattamente quello che diceva lei, no? Nel senso che oltre alla frammentarietà del percorso c'è la difficoltà del fatto che poi alla fine nella maggior parte dei casi le donne si rendono conto di non potere, di non riuscire a conciliare la prospettiva di carriera, la prospettiva insomma di un lavoro anche che le porti verso una posizione apicale, proprio per quelle carenze di cui parlavamo prima a livello di politiche, perché questo insomma poi alla fine è anche bene dirselo. Serena, tu che non hai ancora parlato, io volevo chiederti una cosa, perché era un discorso che facciamo prima con Maria Grazia, no? La differenza di retribuzione, il famoso gender pay gap, che è una cosa diciamo su cui in un modo o in un altro tutte noi arrivate poi nel mondo del lavoro, è una condizione con cui ci arriviamo a scontrare. E questo però succede nel nostro paese anche a parità di titoli di formazione, cioè anzi spesso noi nel nostro paese possiamo dire le donne, le studentesse donne sono anche, arrivano ad avere diciamo dei titoli di studio anche superiori, no? Anche con prestazioni dal punto di vista del merito in alcuni casi superiori alla componente maschile studentesca, eppure c'è ancora questa difficoltà. Tu che cosa vedi dal tuo osservatorio? Sì, infatti io credo che il gender gap sia concentrato prevalentemente sulla questione del mercato del lavoro, in quanto la povertà educativa non si basa tanto sul genere. Infatti, come dicevi tu prima, scusami se ti do del tu. Certo, dammelo pure. E questo cosa vuol dire? Che nonostante i riconoscimenti che ci sono anche da un punto di vista giuridico e normativo della parità di genere, di fatto non è così nel pratico. Questo vuol dire che appunto il problema di fondo è proprio quello educazionale, che parte alla base. Questo perché la scuola appunto offre gli stessi strumenti, però allo stesso tempo
è difficile appunto come dire, coniugare questi strumenti nel mondo effettivo in cui viviamo. Questo perché appunto la scuola è anche un po' rimasta indietro, nel senso che è anche un po' troppo categorizzante. Tu che cosa studi? Posso chiedertelo? Cioè, qual è il tuo percorso? Sì, io sono al primo anno di scienze politiche, in realtà. E appunto, dicevo, il problema è che la scuola è fortemente categorizzante, proprio perché si sente anche parlare spesso, anche attraverso l'indagine delle prove Invalsi, per esempio, che alcune materie sono quelle predilette dalle ragazze e altre invece dai ragazzi. Invece il cambiamento deve partire dalla scuola, nel senso che non ci devono essere questi tipi di distinzioni. Proprio perché la scuola deve essere il primo motore di cambiamento. Quindi come possiamo pensare a una società che si riconosca la parità di genere, però allo stesso tempo negli ambienti, nelle prime palestre politiche della società, questi esempi appunto non vengono messi in atto? È proprio questo il problema. Non sarà anche un caso il fatto che purtroppo abbiamo avuto anche una triste inversione di tendenza, per cui la scuola non è nemmeno più l'ascensore sociale che è stato invece per tutto il secondo dopoguerra, no? Per cui adesso per la prima volta nel 50% dei casi gli studenti, cioè i ragazzi come voi, non riescono ad avere condizioni migliori rispetto a quelle dei propri genitori, no? Sono stati lasciati indietro. Si è parlato di crisi sanitaria, però quella psicologica, quella degli studenti e della nuova generazione non si è presa proprio appunto in considerazione. Si è tanto parlato di giovani, ma non con i giovani, non si è andato nel profondo, nella matrice del problema. Infatti perché non ci sono state le stesse possibilità? Semplicemente perché non si è neanche resi conto che anche seguire la didattica a distanza non ha fatto altro che creare delle disuguaglianze, perché non tutti potevano certo permettersi dei dispositivi, una connessione efficace. E quindi e questo credo sia il problema. Ecco perché come Rete degli Studenti Medi pensiamo che la scuola debba essere proprio un punto fondamentale per questa ripresa, perché se non partiamo appunto dalla scuola, che come dicevo è la prima palestra politica del paese, è la nuova generazione che si forma, che si educa, come possiamo pensare a un futuro che non sia nostro? Ecco. Camilla, chiedo anche a te una cosa, visto che mi aveva colpito che nel tuo primo intervento facevi riferimento, no, a questa voglia e forza dei movimenti che nascono democraticamente dal basso, no? Quindi diciamo anche con una speranza, perché altrimenti siamo qui a tratteggiare questo quadro che è veramente sempre più fosco, e invece diciamo approfitto del tuo entusiasmo e della tua voglia e speranza di poter cambiare le cose per chiederti una cosa appunto. Fra qualche settimana si vota, tu appunto hai fatto un discorso sulla partecipazione anche a partire dal basso, voglio chiederti dal tuo punto di vista, nel momento in cui ti rendi conto che di fronte a 160, 162 candidati, 30 solo sono donne, che cosa pensi che alla fine, cioè quanto pensi che le tue istanze riusciranno ad arrivare ai tuoi rappresentanti se nella maggior parte dei casi come questo comunque non sono donne, ecco? Ecco, purtroppo effettivamente non credo arrivi, ma questo è abbastanza caratterizzante. È stato toccato anche prima in diversi interventi il tema delle donne nei ruoli di potere e il tema del linguaggio soprattutto. Quando è che non riusciamo a declinare al femminile? Quali sono i mestieri che non decliniamo al femminile? Sono i mestieri che rappresentano una posizione di potere. Quando noi andiamo a dire contadina o contadino va tutto bene, quando si inizia a parlare invece di sindaca piuttosto che sindaco, là iniziano ad esserci dei problemi maggiori in questo senso. E questo problema di rappresentatività è anche di donne che effettivamente sono segregate dal punto di vista verticale, sia nel mondo lavorativo, nel mondo politico, nel mondo associazionistico. E questo lo possiamo vedere anche banalmente andando a verificare quali sono poi le professioni che la maggior parte del mondo femminile va a fare e quali invece sono le professioni tendenzialmente maschili, che ancora vengono identificati come tali. Anche vedendo il mondo universitario banalmente,
Perché la maggior parte delle studentesse sceglie lauree di matrice umanistica o sociale? Secondo me qua bisogna fare un passo indietro. Non guardiamo al mondo universitario, al mondo del lavoro. Secondo me bisogna partire proprio dal basso, partire dalle prime due sfere di socializzazione, che sono la famiglia e la scuola. Ma la scuola a partire dall'elementare, a partire dall'asilo. Che figure vediamo noi in questo senso? Quali sono le figure di cura? Appunto si è parlato di lavori di cura, sono le donne. Noi vediamo sempre le donne fare dei lavori di cura, dei lavori più vicini alla sfera psicologica, alla sfera sociale. E chi vediamo nelle posizioni di potere? Fin dalla nostra infanzia, quali sono i nostri esempi? In questo senso, prima l'ha sottolineato anche Serena con le prove Invalsi, uno studente o una studentessa, quando si trova alla fine del suo percorso delle scuole superiori e deve andare a scegliere il suo percorso accademico per chi prosegue, cosa va a scegliere tendenzialmente? Ecco, le donne che portano avanti dei lavori in ambito scientifico e delle lauree da un punto di vista scientifico sono una minoranza, e questo è un segnale molto forte. E poi effettivamente quali sono i mestieri con maggiore considerazione? Proprio quelli che vanno a toccare l'ambito scientifico. E secondo me qua bisogna sottolineare una cosa, che per quanto siano necessarie e imprescindibili delle politiche di welfare e delle politiche pubbliche efficaci, allo stesso tempo in questo senso dovremmo osservare degli esempi sicuramente ottimali nel panorama europeo, come potrebbero essere i paesi nordici. Mm-hmm. Nei paesi nordici tali politiche già esistono. L'educazione di genere viene fatta nelle scuole fin dall'infanzia. Eppure, se andiamo a verificare non tanto il tasso di segregazione verticale, ma quello di segregazione orizzontale, chi svolge lavori di cura? Le donne. E questi sono dati importanti, perché per quanto le politiche in paesi come la Danimarca, come la Svezia ci siano, ancora la segregazione orizzontale è molto forte. E secondo me in questo senso bisognerebbe maggiormente ragionare sul fatto che bisogna pensare a un'educazione di genere, un'educazione delle scuole all'interno delle scuole realmente efficace, e che vada a smontare ruoli e stereotipi di genere predefiniti ai quali siamo educati fin dall'infanzia, tutte e tutti indipendentemente, che non creano un problema soltanto per le donne, ma creano un problema per la popolazione tutta. Certo. Certo. Marcon, le chiedo di rintervenire, visto che Camilla ha citato i paesi nordici, per ricordarci quant'è però la quota di investimento pubblico che i paesi nordici hanno a settori ad esempio quali l'educazione di genere, appunto le questioni che riguardano la parità, a differenza invece dell'Italia. Ma, hanno dei numeri incomparabilmente più alti dei nostri, più del doppio. E si tratta di politiche importanti che hanno un impatto importante. Poi questo ha un'efficacia anche nella selezione, sia dei gruppi dirigenti, sia dei board delle grandi imprese, delle piccole e delle medie imprese, ha un'efficacia nel mondo accademico. Non è semplicemente una questione, tra virgolette, di cultura, è una questione di politica, è una questione di misure che ovviamente derivano dalla consapevolezza politica dell'importanza che bisogna farle, e quindi purtroppo rispetto a paesi come la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, abbiamo i nostri numeri sono assolutamente modesti. Noi come PNRR quanto possiamo quotare gli investimenti che stiamo mettendo quantomeno in progetto di dedicare alle questioni di genere? Ma si tratta di pochi miliardi, rispetto agli oltre 200 miliardi che sappiamo costituiscono il piano. Però ripeto quello che ho detto nel primo intervento, non è solamente importante quanti miliardi mettiamo a disposizione per delle specifiche politiche rivolte, tra virgolette, alle donne. E purtroppo c'è ancora troppo poco, parliamo veramente di pochi miliardi, tra i 10 e i 15 miliardi di euro, quindi parliamo veramente di nemmeno il 10% delle risorse destinate complessivamente per il piano. Però il problema è più generale. Quando si fa una politica dei trasporti, ad esempio, si tiene conto dell'impatto delle scelte derivanti dal trasporto pubblico locale, piuttosto che dei treni per i pendolari, piuttosto che in altri sistemi di trasporto pubblico? Si valuta quale impatto tutto questo ha rispetto alla vita delle persone, in particolare la vita degli uomini e la vita delle donne? Rispetto agli orari, ad esempio, rispetto alla frequenza degli autobus pubblici in determinate
fasce orarie o rispetto alla presenza degli autobus e rispetto a, appunto, ai luoghi che sono frequentati dalle donne principalmente e che dovrebbero essere frequentati non solo dalle donne ma anche dagli uomini. Cioè, c'è questa attenzione, oppure sulle politiche, no? Idem, le politiche che riguardano l'occupazione, idem, la stessa cosa. C'è una riflessione su come queste politiche per il lavoro impattano gli uomini e le donne. Allora, al di là del fatto che, parlando di numeri, parliamo di poca cosa, parliamo veramente di una destinazione ancora, diciamo, modesta, il problema è capire, diciamo, come il complesso delle scelte, appunto, impatta sulla vita degli uomini e delle donne. Questo ragionamento non c'è, e non c'è per un motivo. Adesso io non voglio essere dietrologo, ma insomma gran parte delle scelte, possiamo dire, definirle così, neutre, asessuate, in realtà favoriscono prevalentemente gli uomini. E questo è il punto, diciamo, dal quale bisognerebbe partire. Maria Grazia. Assolutamente, come dire, un punto di osservazione assolutamente condivisibile e reale, altrimenti ancora oggi, anche senza guardare quello che è avvenuto in pandemia, non staremo facendo questa, ancora non avremmo avuto necessità probabilmente di fare questa discussione nei termini con cui la stiamo facendo, e quindi è indubbio. Noi adesso abbiamo una serie di opportunità, e quelle opportunità devono seguire quel tipo di declinazione se vogliamo produrre e se vogliamo mettere al centro la questione delle politiche di genere, della condizione del genere, per un miglioramento complessivo anche della condizione della nostra società e del benessere della nostra società. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha ad esempio un passaggio dove parla della necessità di che anche le politiche degli appalti quindi determinino una crescita dell'occupazione. Noi dobbiamo capire come, che tipo di occupazione tendiamo, con quali problemi nell'ambito di quegli appalti che dovrebbero supportare molte delle missioni contenute nel piano nazionale. E altrimenti parliamo, come dire, di un concetto e di una cornice che rischia di rimanere vuota. Abbiamo bisogno di accompagnare quel piano nazionale con un piano straordinario di occupazione giovanile e femminile. Io continuo ad abbinare giovanile e femminile, anche qui assolutamente condivisibile, lo diciamo da tempo come impostazione da parte della nostra organizzazione, che noi abbiamo bisogno di un piano dove continuano a non convincerci, ma per le esperienze che non andrebbero replicate, la decontribuzione a pioggia, gli investimenti a pioggia, su cui poi il tema centrale della qualità del lavoro che costituisce e che consegni, della sostenibilità di quel lavoro, sembra, come dire, un tratto secondario, quando in realtà, anche per effetto di quello che abbiamo vissuto della pandemia, ci rendiamo conto che qualità e sostenibilità del lavoro invece diventano centrali. Per cui un piano nazionale per l'occupazione femminile e giovanile, che però ha bisogno sicuramente di essere accompagnata da una serie di elementi di valutazione ex ante e poi ex post, proprio perché se mancano questi tratti, e cioè l'obiettivo di una qualità del lavoro e di una condizione lavorativa sostenibile, ci renderemo conto, se non abbiamo appunto la misurazione reale dell'impatto, che probabilmente ancora una volta abbiamo sbagliato non tanto l'obiettivo, ma abbiamo sbagliato la realizzazione, determinando un ulteriore danno che allarga ancora di più e estende, sprecando anche una grandissima possibilità, che una, diciamo, grandissima è storica, possibilità, non ci capiterà più, e rideterminando ulteriormente quella divisione, quei divari e quelle disuguaglianze di cui tutti quanti stiamo discutendo come tratto centrale che va sanato e che va superato nel nostro paese, i divari territoriali, i divari di genere, la condizione dei giovani, proprio per poterci proiettare in una condizione di maggiore sostenibilità di un paese che appunto guarda al benessere e alla crescita sotto il profilo della sostenibilità e della qualità. Quindi se dovessi in un modo o in un altro chiedere o comunque sistematizzare quelle che sono le direttrici fondamentali secondo te siamo ancora molto molto indietro rispetto al disegno del PNRR, quali sarebbero?
4-5 punti, cioè rispetto al discorso ad esempio della frammentarietà delle carriere, della difficoltà delle donne a rientrare nel mercato del lavoro, debba ritornare al centro, e cioè una linea guida come devono essere appunto le politiche dell'impatto. L'impatto delle politiche di genere deve essere una visione trasversale del PNRR. Sì, perché altrimenti rischiano di essere ghettizzate, diciamo, anche lì in una categoria, in un capitolo peraltro residuale, no? Quindi noi abbiamo bisogno chiaramente di che il lavoro torni al centro, sapendo oggi che dobbiamo riuscire a superare quella condizione che costringe al part-time involontario, e quindi condiziona la condizione di reddito dell'oggi e della pensione di domani di centinaia di migliaia di giovani e di donne. Dobbiamo fare molta attenzione al tema degli appalti, perché lì passa una parte dell'investimento del PNRR, della messa a terra del PNRR, e anche negli appalti lavorano moltissime donne nel sistema degli appalti complessivamente inteso. Credo che dobbiamo superare l'idea del purché si lavori e dei lavoretti che hanno anche imperversato durante questa stagione estiva, ad esempio, e quindi il tema di un lavoro di qualità e di una costruzione di un lavoro stabile con un corredo di diritti e di tutele che mettano nelle condizioni, a partire ovviamente i giovani e le donne, di poter determinare la propria crescita e il proprio orizzonte di vita. Diceva soprattutto lei all'inizio, anche una riformulazione, una riconversione di quella che è stato finora al concetto di cura, per come l'abbiamo raccontato, sì. Insomma, in questo tavolo. Chiaro. Però, come dicevo, insieme al tema lavoro e al tema scuola, che giustamente è il primo punto da cui si parte anche per cambiare una serie di elementi che sono lo stereotipo, le categorie di pensiero per cui le donne possono fare soltanto determinati tipi di percorsi scolastici, universitari e lavorativi, ma anche tutto quello che riguarda l'investimento del pubblico, quindi tutto quello che attiene al welfare e alle politiche sociali, in questo significa avere una visione di un impatto di genere rispetto alle priorità che il Paese deve riuscire a realizzare, la politica deve riuscire a realizzare attraverso le risorse del PNRR, altrimenti anche quelle risorse per i giovani e per le donne in particolar modo rischiano, come dire, di non andare nella direzione di determinare quel superamento dei divari e delle disuguaglianze che oggi abbiamo. Lavoro al centro, come diceva Gabrielli, ed è il lavoro al centro anche quello che in un modo o in un altro, sperando appunto che prima o poi il collegamento poi si riattiverà con Roma, se vogliamo anche quello che le donne afghane, no, dalla drammaticità della situazione che stanno vivendo nel loro paese, ci ricordano il momento in cui un regime come quello dei talebani ritorna a impedire loro, no, di lavorare, e queste donne tornano in piazza per quello che è un diritto fondamentale. Quindi diciamo, questo per dirci e ricordarci che non bisogna mai dare per scontato il fatto che è la condizione prioritaria per poter avere un accesso anche dignitoso alla vita, insomma, alla vita oggi. Ringrazio quindi i nostri ospiti, Maria Grazia Gabrielli, Serena Turnone, Camilla Piredda, Giulio Marcon, e vediamo che cosa, visto che appunto abbiamo parlato a lungo di inclusione, che cosa dicono i nostri delegati sul territorio, che cos'è l'inclusione per loro. Lanciamo un breve filmato e poi appunto ci vediamo con il prossimo tavolo, che con Ferruccio ci porta a parlare dei giovani, appunto, un'altra categoria che, come abbiamo visto, è stata duramente colpita dalla pandemia.